Buonasera, buonasera a tutti. Inaugurate le serate del Villa Mare Festival Film and Friends in Piazza Porto Salvo. Il taglio del nastro dopo la proiezione dei corti c'è stato con Deborah Caprioglio. L'attrice ha raccontato la sua carriera a partire dall'impegno attuale con il teatro nei panni di Artemisia Gentileschi per arrivare ai suoi inizi con personaggi come Klaus Kinski e Tinto Brass. Personaggi che sicuramente rimarranno nella storia del cinema, chi per un verso, chi per un altro, e che comunque insomma diciamo che con caratteri molto, molto eclettici e molto incisivi, e d'altronde io penso che comunque per fare questo lavoro ci vuole una sana follia, e devo dire che entrambi insomma ne avevano. Deborah Caprioglio ha ricevuto dal festival, direttamente dalle mani del patron Alessandro Cocorullo, il premio Icona Cinema Italia. Poi spazio alla simpatia e alla bravura di Simone Montedoro, arrivato per presentare il film in proiezione Neve e pronto a dare un'anticipazione sulla prossima stagione di Don Matteo e sul suo rapporto con Nino Frassica. In Don Matteo 14, questa nuova edizione con l'arrivo, cioè comunque già è arrivato, però ormai sarà poi ufficializzato Don Massimo, ci sarà anche un'apparizione del colonnello Tommasi, perché ha fatto carriera e parteciperò a 2-3 episodi come colonnello con mia figlia che ormai è adolescente, e devo dire che mi hanno proposto questa cosa, è stato un piacere, è stata una scuola importantissima Don Matteo, e non potevo capitare meglio Terence Hill, insomma, che è una star internazionale, una persona stupenda. Nino ha visto in me sicuramente un bravo ragazzo che stava al suo posto, perché interagire con Nino non è facile, comunque il capocomico è lui, però c'è stato un grande dei grandi codici di comunicazione, tant'è vero che tanta commedia era improvvisata e io gli andavo appresso. E mi ha confessato una volta, cioè, mi fa molto piacere, detto da Nino, che lui non ha mai fatto così tanta commedia come l'ha fatta con me. A Simone Montedoro è stato assegnato il premio 105 TV come miglior attore non protagonista. Il Villa Mare Festival ora prosegue il suo cammino fino al 29 agosto con il patrocinio di Regione Campania, Parco del Cilento e Comune di Vibonati.